Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben trovati in un nuovo video finalmente di Dragon Ball Z Kakarot. Come vi ho annunciato qualche giorno fa sulla community, inizialmente la sfida con Golden Freezer ragazzi è risultata molto semplice, quindi fare un video su una sfida di 5 secondi in cui prendiamo a schiaffoni il nostro Freezer mi sembrava un po' superfluo come video. Invece poi andando avanti il gioco ci sblocca due bei boss, sempre Lord Beerus come l'altra volta e ovviamente Golden Freezer a livello 300 ragazzi, quindi diventano sfide un po' più impegnative che richiedono insomma almeno il personaggio sia livellato un po' di più. Appunto per questo oggi andremo a vedere come portare i personaggi a livello 300 in circa un'ora, forse anche meno, dipende ragazzi da voi, da quanto giocate, da quanto tryhardate come si dice in gioco. Ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare tutti i video di Dragon Ball Z Kakarot che ho fatto finora. Quindi insomma, se ve ne siete perso qualcuno, li potete recuperare qui sopra. Dunque, bando alle ciance, andiamo a livellare i nostri personaggi e andiamo a portarli a livello 300 ragazzi. Vi assicuro che diventeranno davvero super potenti. Allora ragazzi, eccoci qui, iniziamo questa guida. Allora, qual è il primo problema? Vorrei iniziare prima da un'altra cosa, un altro piccolo problema che ho riscontrato per la prima volta con questo DLC. Il problema delle sfere Z. Che succede? Che praticamente per la prima volta, mentre potenziavo i miei personaggi, mi sono reso conto che non mi bastavano, le ho terminate e quindi ho avuto la necessità di farmarle. Vi faccio vedere in questo caso, Vegeta non l'ho portato al 300 ma non ho finito di potenziare la sparizione definitiva e neanche l'impulso divino, queste due mi mancano ancora. Come potete vedere ho esaurito sia le sfere rosse che le sfere blu, quindi questo è un po' un problema. Invece in Goku le ho utilizzate e appunto ho terminato tutto quanto il ramo delle abilità. Come ho fatto per ovviare a questo problema? Perché effettivamente non si può andare avanti se non si riesce a potenziare il personaggio. Noi in questa guida vogliamo portare il personaggio al massimo. Quindi il mio consiglio qual è? Ho praticamente preso il mio personaggio principale e come aiuti ragazzi ce li hanno più o meno tutti. Io ho usato Goten e Trunks perché mi piacciono molto e quindi ho messo appunto Goten e Trunks nel mio gruppo. Poi che cosa ho fatto? Sono andato a sbloccare nel loro ramo abilità il potere delle sfere Z. Eccolo qua, magnete per sfere Z, più 20% sfere Z ottenute vincendo una battaglia. L'ho potenziato al massimo e se non sbaglio c'è, eccolo qua, anche il magnete per sfere Z pericolose. Quindi ho potenziato entrambi i personaggi e poi mi raccomando ricordatevi di entrare nel loro menu abilità e aggiungere appunto queste due abilità, quindi magnete per sfere Z e magnete per sfere Z pericolose. Ora ragazzi, che cosa ci resta da fare? È semplicissimo, io adesso vi faccio vedere come ho fatto io. Vi basterà andare in giro per la mappa, voi correte velocissimi, attivate la super velocità e praticamente vi basterà scontrarvi contro i nemici che appariranno di fronte a voi. Se non ci riuscite esattamente come vi sto facendo vedere in questo video, potete fare tranquillamente avanti e indietro, zig zag, insomma cercate di girargli intorno, prima o poi li prendete per forza e vi distruggerete in un colpo, quindi non partirà l'animazione della battaglia, non sarete costretti a fare la battaglia e in pochissimi secondi riceverete, oltre che un po' di esperienza, che non è molta ma comunque non ci dispiace, ma riceverete come potete vedere moltissime sfere Z, ovviamente potenziate anche dai magneti e dalle abilità che appunto abbiamo aggiunto con Goten e con Trunks. Quindi in questo modo riuscirete a farmare una cospicua quantità di sfere Z, diventerà molto semplice poter andare a livellare il vostro personaggio. Quindi questa ragazzi era la prima cosa da fare. Poi ci resta il problema di portare al 300 i nostri personaggi. Allora, niente di più semplice, almeno secondo me. Io ci ho messo più o meno un'oretta, come avete letto dal titolo, e praticamente il segreto qual è? Allora, io in questo caso ho cambiato i miei personaggi con cui vado a lottare, appunto. E quindi che cosa ho fatto? Ho aggiunto al mio gruppo Vegeta, perché giustamente è molto potente, peraltro dovete anche voi livellarlo, quindi livellerete sia Goku che Vegeta contemporaneamente. E in più poi ho aggiunto Gohan, che comunque resta il personaggio in finale più forte dopo, ovviamente, i due protagonisti.
una volta impostato questo gruppo, io ragazzi sono andato a impostare Gohan proprio con le abilità, qua ho sbagliato, eccolo, con le abilità proprio improntate al supporto. Quindi ho messo tutte le abilità che appunto aiutano la squadra e soprattutto quelle che aumentano le mosse di combo Z, eccolo qua, armonia perfetta. E anche quello che, se non sbaglio, aumenta l'indicatore, eccolo qua, l'indicatore supporto inizio di battaglia. Sarà più veloce il caricamento delle combo e delle mosse Z, che sono determinanti per quello che stiamo andando a fare. Allora, che cosa fare dunque? Impostato il gruppo, potete utilizzare anche il famoso, la famosa mega massa, che vi consentirà di aumentare la vostra esperienza, che se non sbaglio si trova proprio qui, ve la faccio vedere. Eccola qua, mega massa livello 5 che aumenterà del 50% la vostra esperienza. Come potete vedere è soltanto per 3 minuti, quindi dovete potenziare la vostra cucina in modo tale che questa durata sia più lunga, perché la cosa che andremo a fare sarà di almeno 10 minuti, quindi almeno deve durare 10 minuti la mega massa. Se per caso la mega massa non ce l'avete e non vi ricordate come si fa ad ottenere, basterà andare a casa di Bulma nella stanza di allenamento a gravità 1000 e lì potrete farmare appunto mega masse quante ne volete. Allora dunque, che cosa dobbiamo fare? Dovete andare su questa scia di energia verde dove sono sbloccate le nuove battaglie Orda. In queste battaglie, ragazzi, combatterete con un'infinità di personaggi e, superando tutte queste prove, che sono molto semplici, le farete sicuramente in un batter d'occhio, arriverete a sbloccare queste tre battaglie, e sono prova del valore, prova dell'infinito e prova del tempo. Queste prove, soprattutto questa qui che io adesso ho selezionato, è molto buona per fare esperienze, perché non ha un vero e proprio modo per terminare, cioè termina soltanto quando sarete sconfitti. E raga, diventa quasi impossibile sconfiggervi, adesso vi spiego come. Quindi voi fate tantissime uccisioni, quando poi siete soddisfatti, ne avete fatti, che ne so, 1000, 2000, vi farete uccidere dagli avversari e riceverete appunto una quantità di esperienza incredibile. Se invece siete come me e non vi va di andare a fare queste battaglie infinite, io ho utilizzato questa qua, la prova dell'infinito, ovvero bisogna sconfiggere un tot di nemici entro 10 minuti. Più ne riuscite a fare, più ovviamente il vostro record sarà alto. Io in questo caso il mio record è 1283, non è nemmeno molto, ragazzi, perché l'ho fatto quando i miei personaggi non erano neanche potenziati al massimo, quindi vi assicuro che potete fare molto di più di questo livello. Qui praticamente con 10 minuti riceverete, e adesso vi faccio vedere alcune immagini della battaglia, riceverete una quantità di esperienza incredibile. Questa che vi sto facendo vedere io, se non sbaglio, ho fatto qualcosa come 30 milioni, 35 milioni, adesso non ricordo esattamente. Comunque ho fatto davvero tantissimo. In questo modo, ragazzi, in pochissimo tempo, io vi ho detto un'ora, ma forse se giocate bene, intensamente, potete fare anche molto prima, riuscirete a livellare velocissimamente i vostri personaggi. Cosa però molto ma molto importante è settare nel modo giusto il vostro personaggio principale, in questo caso Goku. Dovete attivargli queste due abilità, che sono Impulso Divino, che ovviamente prolunga la durata di scarica del 200%, e Guarigione Automatica, ripristina lentamente i PS mentre scarica è attiva. Questo perché man mano che combatterete, gli avversari diventeranno sempre più potenti e ovviamente, se vi colpiscono, vi faranno molto male. Voi attivando scarica, e praticamente scarica, ragazzi, rimane permanentemente attiva, adesso dura tantissimo, riuscirete a recuperare vita e in questo modo appunto riuscirete a restare in battaglia e completare senza nessuna fatica tutte queste sfide di cui abbiamo parlato. Dunque, raga, in questo modo riuscirete veramente in modo molto facile a portare i vostri personaggi a livello 300, come potete vedere io Goku e Vegeta li ho portati molto molto facilmente, e poi ovviamente sono andato a sfidare Lord Beerus e Golden Freezer, esattamente come vi dicevo, però faremo un video prossimamente dove li andremo a riempire di mazzate, ragazzi, letteralmente riempire di mazzate. Pensate che io li ho fatti molto prima di raggiungere il 300, quindi insomma pensate a livello 300 quanti schiaffoni gli andremo a dare. E dunque questo era il modo per poter livellare a livello 300 facilmente i vostri personaggi.
E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like livello 300. Io vi do appuntamento prossimamente, ragazzi, fra qualche giorno. Datemi il tempo di montare, di dare il video, che insomma un po' di tempo ci vuole sempre. E faremo uscire appunto un nuovo episodio dove andremo a sconfiggere Lord Beerus e Golden Freezer livello 300. Qui da Visio è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!